Questo sito web offre una sfida interessante: immagine grafica computerizzata o fotografia? Attenzione a chi vince! Sono tutte immagini grafiche computerizzate. Falso X. Segue il video di Mike Helmick. Qui è Mike e grazie di essere qui. Andiamo ad esaminare il video del falso X fatto dallo staff americanspace.com. Una cosa che dovete capire, gente: i terrapallisti devono mentire, devono farlo, non hanno alcuna altra scelta, perché cercano di ingannare la gente per credere quello che non è vero. Sapete, quando ero bambino credevo in Babbo Natale, un uomo grassoccio vestito di rosso che rompeva in casa, rubava i miei biscottini di latte, ma in cambio mi lasciava un sacco di doni. Volevo credere in Babbo Natale, non credere era da stupidi, perché volevo i suoi regali. La verità era che venivo preso in giro da genitori e parenti che sapevano che stavano insegnandomi che era giusto mentire se questo mi beneficiava, e con la bugia rendevano felice qualcun altro. I miei guardiani dovevano mentirmi per dimostrare che Babbo Natale era vero. Ed è così per l'intera narrazione dei viaggi spaziali, le spudorate menzogne che i terrapallisti ci presentano. Devono essere bugiardi, non hanno altra scelta, nulla di questo è reale. Guardate il video che poi commento. Fintanto gli uccelli non possono mentire, per fare le cose in modo corretto vediamo dove hanno pasticciato. Osservate la linea sull'orizzonte, il livello delle nuvole bianche sullo sfondo. Quando fanno la transizione e vanno a zoomare sul lago, si vede che sono state rimpiazzate da queste nuvole scure grigie e blu. Sono due giorni e due cieli diversi. Sostituire il livello sullo sfondo per renderlo consistente è molto facile, ma qui abbiamo dei bugiardi pigri per fare questo. Segue il rumore del bang. Andiamo subito al sodo. Il rumore del bang o qualcosa che rompe la barriera del suono non fa tremare la terra. Quindi non è questo che fa traballare la fotocamera in questo modo. Possiamo dire che il rumore del petardo in lontananza forse ha spaventato l'operatore che ha mosso la fotocamera. Ma vi dimostro che anche questo non è vero. Osservate. Questa non è una reazione causata dal suono. No, questo è di qualcuno che non ha fatto attenzione quando ha montato il video, incollando il suono perfettamente nel punto dove la fotocamera ha traballato. Se questa fosse stata una reazione umana, doveva esserci un ritardo, non un montaggio di video pasticciato. Nella zoomata c'è lo stesso suono del petardo con la fotocamera che non si muove, in un giorno differente. Mi chiedo come possa essere successo questo.
Ora sembra buono, ma non per chi ha lavorato con Photoshop o programmi di modellamento come ho fatto per diversi anni. In realtà non è assolutamente fatto bene. Per fare in modo che questo funzioni, quello di cui si ha bisogno è di un oggetto a razzo su una maschera differente, perché serve un effetto particolare con una maschera separata. E queste due devono combaciare se non le avete mai mascherate sui programmi video prima. Dovete sapere che qualche volta è difficile che si allinei tutto in modo corretto. È quello che hanno sbagliato a fare quando hanno fatto questo video. Un'altra cosa è che si possa avere un oggetto a tubo con i propulsori sotto. È semplicemente impossibile per ogni modello standard nella fisica. Semplicemente non funzionerà mai. Questo è il motivo per cui SpaceX è un falso X. Ora penso che la ragione per cui fanno questo è per vedere quanto sono veramente indottrinate le persone, disposte a smettere quello che sanno che è vero e fargli credere alla menzogna che possiamo sparare un tubo nello spazio senza nessuna ala e riuscire a guidarlo e farlo atterrare in modo perfetto direttamente anche su una portaerei. Gente, questo non è assolutamente possibile. Il centro della massa è nel centro di quel tubo ed ogni oscillazione a sinistra o destra lo farebbe girare finendo fuori controllo ogni singolo momento. E non dite che hanno il giroscopio, perché anche questo non funzionerebbe. Anche il giroscopio deve allinearsi al centro della massa. Mettetevi con la schiena e le gambe appoggiati al muro. Lasciate cadere qualcosa sul pavimento e cercate di prenderlo su senza spostare il peso in avanti. Vedrete esattamente di cosa sto parlando. Osservate il razzo e la fiamma di cui c'è bisogno. Sono su due maschere separate e se muovete il razzo insieme alla fiamma, fotogramma per fotogramma, è un lavoro tedioso che in qualche punto hanno scordato di fare. In questi due fotogrammi, per esempio, il razzo si muove ma non insieme alla fiamma. Con Photoshop si può vedere che il razzo è separato dalla maschera della fiamma. In tutte e due si vedono i box fatti per ottenere questo effetto. Può inoltre essere d'aiuto se l'effetto del fuoco fosse al centro del tubo, ma non si riesce a fare le cose correttamente. Qui è Mike, mettete il like e iscrivetevi.